A volte gli agricoltori e i consumatori sembra che non riescano a capirsi, soprattutto quando si parla di agrochimica. Il fatto di dare un cibo che è in qualche modo di qualità anche dal punto di vista nutrizionale può servire a superare, può servire a riallacciare i rapporti fra produzione e consumo. Il consumatore chiede sempre più informazioni e queste informazioni devono e possono essere fornite. Per i prodotti più semplici, indicazioni di origine, valori nutrizionali, ma soprattutto composizione, presenza di allergeni, rispetto a tanti temi abbiamo già legiferato. Ci sono altre informazioni che il consumatore vuole, ci richiede, ma che adesso o fino adesso non sono state obbligatorie. Faccio ad esempio riferimento alle informazioni nutrizionali sui prodotti alcolici. Oggi molti consumatori vogliono sapere ma quante calorie ci sono nel bicchiere di vino o nel bicchierino di superalcolico che consumo. È un'informazione corretta da dare? Oppure interessa di più, come è successo sino adesso, dare solo l'informazione relativa al grado alcolico della bevanda? Bene, probabilmente per avvicinare il mondo produttivo con i consumatori, ulteriori informazioni possono essere date. Già l'Associazione Europea, per esempio, dei produttori di birra ha detto che metterà le indicazioni caloriche in etichetta e questo è un elemento positivo per dare sempre più informazioni ai nostri consumatori che le richiedono. Dall'altro lato, abbiamo bisogno che anche il mondo produttivo si renda conto che questa non è un'azione coercitiva svolta dal mondo del consumo, un obbligo in più per il produttore, ma è una trasparenza lungo la filiera. Ognuno deve trasferire le informazioni sul prodotto, sul processo produttivo e bisogna anche dare massime garanzie sulla qualità dei prodotti a fini alimentari, perché sempre più spesso c'è una diffidenza dei consumatori rispetto all'impiego dell'agrochimica, rispetto ai contenuti e residui dei prodotti, mentre invece molto spesso queste informazioni, anche se in possesso di chi opera lungo la filiera, non arrivano al consumatore finale. Ci sono produzioni che vengono fatte con livelli di residui che sono pari al 10%, il 5% dei limiti massimi imposti dalla norma. Bene, queste informazioni, informazioni addizionali, dovranno essere fornite. Ci stiamo battendo, ad esempio, perché ci possano essere alcune denominazioni volontarie o comunque dei claim volontari per dire che un prodotto è privo di eflatossine, non ha micotossine, quindi è ancora più sano e nei limiti di legge, o ben al di sotto dei limiti di legge, per poter andare incontro alle esigenze dei consumatori.